ai ristoratori, ai baristi, agli albergatori di Faro e tutte le Marche che hanno tenuto duro, ai balneari, un anno di fatica, quindi, e io spero che quest'estate, se gli italiani hanno qualche giorno da far di vacanza, se lo facciano in Italia, perché abbiamo il mare più bello del mondo, le montagne più belle del mondo, perché e anche la cucina. Oggi mi sono fermato a Marotto e ho fatto, visto che sono a dieta, la merenda con la porchetta. Non si offendono i vegani, però alle 5 del pomeriggio porchetta e passerina, e quindi che tiene sul morale. Grazie per le firme che mettete, perché visto che la sinistra la giustizia non la vuole riformare, perché i compagni sono abituati a perdere le elezioni ma a provare a vincerle in tribunale, e noi vorremmo invece che la legge fosse veramente uguale per tutti e come tutti gli altri lavoratori, come il barista se sbaglia paga, il bagnino se sbaglia paga, l'avvocato, l'operaio, l'insegnante, il medico, chiunque se sbaglia paga, anche il giudice se sbaglia deve pagare come tutti gli altri lavoratori. Perché non si scherza con la libertà e con la vita delle persone. Quindi una firma per la riforma della giustizia. Poi per quello che riguarda, lo diceva Riccardo, la presenza della Lega al governo, c'è in garanzia che nuove tasse non ne mettono. Il segretario del PD proponeva la tassa sui conti correnti, la tassa sulle successioni, la tassa sulla casa. Noi abbiamo ottenuto ad esempio una cosa che magari riguarda qualcuno che sta passeggiando adesso sul lungomare di Fano, il rinvio di milioni di cartelle di Equitalia al prossimo autunno, perché non si può massacrare la gente dopo un anno di Covid. C'è tempo per Equitalia, c'è tempo per l'Agenzia delle Entrate, non quest'estate. Quindi sull'immigrazione, ragazzi, qua stiamo lottando, chiedono fra 10 giorni, noi ci siamo opposti da soli, per il momento non ce l'abbiamo fatta ma vedremo di farcela, chiedono il Green Pass per andare in pizzeria a Fano e a Lampedusa, ne sbarcano migliaia senza nessuna regola, senza nessun limite, senza nessun controllo. Ma Lampedusa chiede il Green Pass. Vabbè, comunque combattere l'immigrazione clandestina si può, l'ho dimostrato pur non essendo un genio al governo. Certo, mi è costato qualche processo, ma il 15 settembre quando vado a processo nell'aula bunker antimafia di Palermo per sequestro di persona, rischiando io direttamente, non qualcun altro, 15 anni di carcere per aver fatto il mio dovere di ministro, io vado in quel tribunale a testa alta e a nome vostro. Poi abbiamo bisogno dei turisti che pagano, non dei turisti che sbarcano, c'è questa differenza, quindi in bocca al lupo. Noi stiamo cercando di offrire anche il diritto alla salute a tutti, però con un principio che per me vale per i vaccini, per le tasse, per tutto quanto. Io voglio vivere in un paese libero, dove la gente sia libera di scegliere. Libertà di pensiero, libertà di educazione, libertà di impresa, libertà di religione, libertà di cura. Io mi sono vaccinato perché l'ho scelto, ma non vedo perché occorra obbligare ragazzine di 12 anni giù le mani dei nostri figli. Questo lo dico e lo porto avanti. In bocca al lupo, grazie, perché noi ovviamente ci mettiamo qua con un microfono alla buona sul lungomare di Fano, non abbiamo le strutture, i palazzetti dei compagni, però vi dico grazie, perché la vostra presenza qua alle 11 di un venerdì sera mi dice che siamo sulla strada giusta e ce la faremo. Viva Fano, viva l'Italia, viva la Lega!